Salve a tutti e ben ritrovati all'AgriWeek Recap. Come vedete mi trovo presso l'Enoteca Provinciale di Caserta, dove è in corso un testing di Asprinio di Aversa. Ci sono tutti i produttori, ci sono diversi giornalisti. Siamo nell'ambito del programma Aversa Wines, un programma di valorizzazione dei vini e degli spumanti di Asprinio di Aversa, ma anche dell'alberato, di questo metodo di coltivazione così antico ma anche così unico e tradizionale. È stata anche questa una settimana intensa, piena di incontri. Ovviamente al centro c'è stata la discussione sulla filiera bufalina, che stiamo affrontando con grande determinazione. C'è stato il tavolo tecnico istituito con il quale ci siamo confrontati per esaminare gli input che abbiamo ricevuto dagli stakeholders. Abbiamo affrontato le questioni sui tre punti fondamentali, quello dell'autocontrollo, della vaccinazione e della tempistica della diagnostica. Sulle stesse tematiche ci siamo poi confrontati con il tavolo verde, un tavolo verde che ho trovato come sempre collaborativo e anche orientato molto al risultato. Attenderemo adesso gli esiti del lavoro che la commissione tecnica sta mettendo in campo in questi giorni, proprio per determinare un risultato finale che poi sarà evidentemente sottoposto all'attenzione degli organi preposti e all'approvazione della Giunta. Sono stato un pomeriggio intero nel Cilento, in particolare a Vallo della Lucania, dove ho incontrato tantissimi sindaci e ci siamo confrontati sulle questioni relative alle zone interne, sul nuovo PSR, sulla questione dei danni da fauna selvatica. È stato davvero un incontro molto costruttivo, da cui è venuto fuori anche la costruzione di un tavolo permanente di confronto, e quindi a strettissimo giro avrò un ulteriore buon motivo per tornare in quelle bellissime zone. Abbiamo fatto un importante passo in avanti sulla questione degli idraulico forestali, della cosiddetta stabilizzazione degli OTD. Abbiamo tenuto un tavolo in regione con l'UNCEM, con tutte le sigle sindacali, c'è stata anche una rappresentanza dei lavoratori. Stiamo mettendo in campo un piano che potrà davvero risolvere a breve questa annosa questione e portare quindi in sicurezza le tante famiglie che vivono di precarietà da troppi anni. C'è stata un'importante riunione con gli altri assessori all'agricoltura delle regioni meridionali, con il professor Capitanio. Abbiamo parlato di strumenti di gestione del rischio che rappresentano un po' la fase evolutiva della nostra agricoltura, anche per porre rimedio alle tante questioni che sono sul tappeto. Ci troviamo in un momento particolare della programmazione e stiamo facendo fronte comune per fare in modo di mettere in campo delle misure che siano davvero calzanti per le regioni meridionali. Ma le riunioni sono state davvero tante, c'è stata anche la riunione sull'AGEAC, l'organismo pagatore della nostra regione. Abbiamo avuto un meeting molto importante con AGEA e con tutto lo staff e anche con i responsabili dei sistemi informativo agricolo nazionale per capire qual è il matching migliore tra il nostro sistema informativo regionale e quello che sarà in futuro il sistema informativo nazionale. Insomma, è stata una settimana come sempre intensa. Ci rivedremo la prossima settimana. Un saluto a tutti quanti voi e il saluto particolare di quest'oggi va ai tanti giovani produttori di Asprinio di Aversa, dei veri eroi che stanno iniziando a mettersi insieme per valorizzare questo che è un patrimonio della nostra enologia. Ciao a tutti.